Salve, un video veloce, scusatemi, ma sono dovuto tornare a casa di Giacomo perché ero accostato stamattina al divano, vedete là, un tavolo, così potremo probabilmente smontare la barricata, che tanto non serve più a niente per la gatta scavalca. L'operazione è ancora in corso, sono 2 ore, vedete che ce ne vorranno ancora almeno tre o quattro. Sembra che vada tutto bene, però io fino a che non è finita non sono tranquillo. Però no, è una cosa abbastanza seria perché una signora ieri mi ha telefonato e mi ha detto una cosa che mi ha preoccupato. Stamattina devo ringraziare lei di testa rossa che è venuta a vedere Giacomo all'ospedale e gliel'ho chiesto. Mi hanno detto che anche secondo loro sembra che includeranno nei redditi che fanno cumulo all'interno dell'ISE anche tutti i contributi, non solo i contributi straordinari del comune, quelli vi rilasceranno comunque un'attestazione CUD da inserire nella presentazione dell'ISE del 2019, per quelli ricevuti nel 2017 e nel 2018, avete capito lo schema, quelli ricevuti 2 anni prima, ecco. Però includeranno anche tutti i contributi derivanti dalle carte, da contributi comunali o regionali, che non sono calcolati a livello statale, quindi carte acquisti, tutto quanto. Sembra che la cosa sia confermata, per cui taglieranno, probabilmente chi ha questo tipo di contributi rischia di vedersi tagliato il reddito, però non mi ha saputo dire, uno, quando verrà introdotta questa norma, perché per ora sono informazioni che arrivano dall'alto, ma per vie traverse, quindi non c'è un decreto legge già firmato, già autorizzato. E la cosa mi fa discretamente girare i coglioni perché già le avevano conteggiate nella cifra. Adesso se uno continua a prendere questi soldi gli scalano ulteriormente il reddito, mi sembra una porcata che non sta né in cielo né in terra. L'altra porcata riguarda i ricorsi, per rispondere a un'altra signora, si fanno attraverso il CAF o attraverso un avvocato. Attraverso il CAF, se è un problema di dati letti male, per dire hanno riportato informazioni sbagliate, attraverso un avvocato, se la cosa è un po' più seria, cioè se magari la persona viene indicata in una condizione diversa da quella con cui effettivamente è, si può comunque ovviare anche quello attraverso il CAF se la cosa è facilmente reperibile. Nel caso della signora che mi ha fatto la domanda per la sua famiglia, basta andare a richiedere il casellario giudiziale, poi andare al CAF e far fare una rettifica utilizzando l'ISE corrente. Se anche lì ci sono dei problemi, allora si deve ricorrere per forza alla legge e allora si va in un ginepraio che non ha senso invece per la cosa delle rinunce sembra, non è ancora uscita la circolare definitiva, ma sembra che veramente se qualcuno fa la domanda di rinuncia deve restituire tutto quello che ha preso. Non solo quello che c'è sull'ultima carta, come mi avevano ventilato anche per logica, ma sembra che debba restituire anche quello che c'è sulle carte precedenti. Ora, il fatto è che questa affermazione è basata solo sulle prime ricariche, cioè si ragiona solo su quanto è stato erogato al momento della consegna della carta e non su quelle successive. Per cui non so effettivamente se intendessero dire devono restituire tutti i soldi presi, per cui mettiamo che uno rinuncia dopo 4 mesi, quindi deve restituire 4 mensilità, oppure si riferissero veramente solo alla prima carta. Chi mi ha dato l'informazione mi ha detto di prendere comunque ad alta possibilità che sia vera la prima ipotesi, cioè che debba restituire tutto. E questo trasforma praticamente il reddito in un vincolo, per cui tu non puoi uscirne volontariamente perché letteralmente vieni considerato sospetto se rinuncia al reddito, perché chi rinuncia al reddito con cifre di 50-100 euro come si fa a rinunciare tanto ben di Dio? E quindi se ci rinunci vuol dire che sei marcio. Io pensavo che in Italia esistesse la presunzione di innocenza, non la presunzione di colpevolezza. Sono uno che probabilmente vede, sogna i fenicotteri che ballano, il cia cia cia.
Per cui veramente ti vieni vincolato a tenerlo e a questa stregua io sinceramente non so che testa abbiano queste persone perché è una cosa folle. Cioè per dire se uno dopo 3 mesi è riuscito a sistemarsi in qualche modo, già è difficile, cioè, non, io non posso pensare che una persona decida di rinunciare. Perché per forza sporca, uno potrebbe anche rinunciare perché in effetti in rapporto a quello che ti danno ti costringono, ti vincono determinate attività che poi oltretutto loro stessi non producono. Vi farei notare una cosa, un articolo, se non mi ricordo su quale giorno, ma deve essere il giorno di Sicilia, un deputato della sinistra ha fatto notare che devono essere predisposti i protocolli per i lavori socialmente utili. E da un'altra parte un deputato del PD ha detto che non è sicura la cosa perché potrebbero diventare canali privilegiati per l'occupazione. Io certa gente li pianterei la testa contro il muro e prendesse più duro il muro la loro testa. Cioè magari fossero canali privilegiati per l'occupazione, magari. Almeno troveremmo del lavoro alla gente. Considerando che mi sono riletto le statistiche. Più del 50% delle domande le hanno fatte gli over 40. Quindi già non riesci a metterli nel mondo del lavoro. Se questo diventa un canale privilegiato per farli entrare comunque nel mondo del lavoro all'interno di una struttura dei comunali, tanta grazia di Dio. No, c'è qualche stronzo che evidentemente si fa delle pippe mentali pensando che potrebbero essere canali privilegiati per questo, per quello, per le cooperative, così. E quello che fa sto ragionamento non è uno dell'ultradestra, no, è uno del PD. Lo stesso PD che deriva da un partito che con le cooperative ci si è ingrassato così tanto che adesso fa fatica a passare dalle porte. No, comunque volevo farvi sapere questo, io adesso sto cercando, beh, oggi non penso proprio, comunque di reperire in qualche modo informazioni più, cioè, più che altro di vedere se esce veramente una circolare, perché anche qua non siamo nel campo dei si dice, cioè perché se no non avrei fatto il video. Però siamo nel campo manca la ratifica legale, cioè serve un annuncio ufficiale di queste cose. Fino a che non c'è, posso sempre sperare che questi si ravvedano un attimo. Per il resto, vorrei essere al posto di quella cosa lì, vedete? Guarda lì. Il divano l'ha già occupato militarmente, appena arrivato ci ha fatto già le unghie nuove. Adesso che ha distrutto già il divano, ha già controllato se il tavolo è scalabile, dorme. Vabbè, io adesso vi lascio, torno in ospedale. Se va tutto bene, l'ho detto alla professoressa, lei sa che parlo di lei, che vi faccio un altro video scemo, così almeno. Però stavolta non mi farò odiare dai romani per adesso. Saranno i milanesi che mi riempiranno di insulti. Scusatemi, ma sono un po' stanco e poi queste notizie qua mi hanno obiettivamente demoralizzato perché io ci credo ancora nel reddito, però penso che stia diventando una specie di vincolo dello Stato ai cittadini. Un vincolo fatto da persone che forse dovrebbero fare un po' più di autocritica. E permettetemi di togliere un ultimo rospo, però è bello grosso. Io sono guardato qui su YouTube un video dell'intervista della Gruber a Di Battista. Ora, promesso che la Gruber mi è simpatica quanto sedermi su una sedia coi chiodi, uguale. È un'arrogante, è piena di sé, è molto falsa come presentazione. Però io Di Battista la prenderei a schiaffi solo perché esiste. Perché è uno che ogni volta che apre la bocca gli escono le farfalle, talmente non c'è dentro niente nel cervello. E leggere sotto i commenti degli ultra da curva di Battista, di Battista e Di Maio grandi amici, non è vero, è una balla grande come una casa. Se Di Battista avesse avuto la possibilità, Di Maio non è che gli segava le gambe sotto la sedia, gli dava fuoco sulla sedia, ma siccome Di Battista non è spendibile perché ogni volta che apre bocca ti stupisci che questo qua sia ancora in grado di essere vivo, perché dice, vabbè, è a confronto Forrest Gump e Einstein. Allora, giustamente penso che il movimento abbia puntato su Di Maio. Di Battista non è una persona presentabile, è un fascista di sinistra ignorante più di. Mi viene. Non so, chi conosce un po' la storia del fascismo in Italia, ecco,
stupido più di Starace e Farinacci messi insieme. Ora, Farinacci era di Cremona, era un antisemita ferocissimo ed era una persona che si è presa una medaglia d'oro al valor militare perché gli sono partite le dita di una mano mentre andava a pescare di frodo andava a pescare con la dinamite in Etiopia. Si è fatto dare la medaglia e la pensione. Era uno che probabilmente non sapeva aprire una porta da solo, anche se davanti c'era scritto spingi, lui tirava. Ecco. Starace l'avevano messo lì perché o fa anche bella figura, sì, però era anche lo stesso scemo che diceva fate saluto al Duce anche quando non c'è, e ridevano gli stessi fascisti, cioè fatemi un po' voi, ecco. Cioè, per Dio, tenete di Battista lontano dal movimento delle posizioni di comando del Movimento 5 Stelle, perché fa sembrare gente come Giarrusso, Paragone, Toninelli, La Taverna, La Castelli, dei geni della finanza, della tecnologia, cioè, rispetto a uno che si fa il viaggetto, fa l'imitazione di Che Guevara. E io vorrei sinceramente chiedere a questi che mettono la maglietta di Che Guevara, ma lo conoscono Che Guevara, ma la conoscono la sua storia? A me è capitato di vederla su un gay pride. Gli ho chiesto semplicemente se sapeva che Che Guevara, come Castro, incarcerava gli omosessuali perché loro volevano ombre verticali, cioè uomini veri. E siccome gli omosessuali non erano uomini veri, li battevano nelle prigioni, ma non nelle prigioni così, nelle prigioni nella parte più fetente, perché non erano considerati uomini veri. Però tu porti la maglietta di Che Guevara, sei gay. Collega il cervello al culo e leggete un libro di storia, come avevo chiesto quel pochettino. Vabbè, ora scusatemi, torno adesso, metto di tutto, torno in ospedale, vi faccio sapere dopo com'è andata. E io cerco di vedere se veramente queste voci siano proprio voci da sé fuggite, e ne dubito fortemente, perché le hanno riportato almeno una dozzina di quotidiani questa cosa. Anche Vanity Fair ne ha parlato, immaginatevi voi che giornalone è. Anche Verifer ne ha parlato della rinuncia, che praticamente ti rende impossibile rinunciare. E a questo strigo io dico una cosa, la dico, non mi ripento, lo dico: se lo Stato vuole comportarsi in maniera così schifosa, avete un conto corrente, non metteteci su niente, lasciatelo vuoto, anche i 100 euro, i 150, quello che vi danno di prelevabile, tenetevelo voi, perché è uno Stato che veramente ti dà una mano, ma poi quando, cioè, ti dà una mano, ma quando tu dici beh grazie, faccio da solo, ti considera colpevole di qualcosa anche se tu magari non hai fatto niente. Non è uno Stato che si merita un rispetto. Ora vado, scusa, avete visto un piede, scusatemi, ma ho dovuto togliermi le scarpe e far respirare le gambe, perché da ieri pomeriggio che facevo avanti in drio mi guarda. Oggi non telefonate, ve l'ho detto, a parte che sono in ospedale, ma comunque il numero va solo dal martedì al giovedì. Ci sentiamo dopo l'operazione, allora. Buona giornata a tutti.